E chi è tornato? E chi è tornato che ci mancava tantissimo? Beniamino Cardines, scrittore, giornalista, performer, artista e autore dell'anno 2023 per la Next Letteratura, Next Gender. Next gender. Ah no, Next Gender, ho No, sbagliato. next gender hai E che ho detto. detto? Next gen. Gender. Cioè, wow, zababu. Oh, mio Dio. Vabbè, intanto salutiamo le radioascoltatrici e i radioascoltatori. Quando arrivo io lei non capisce più niente. Ma Vabbè. perché sei vestito di verde? Sono Tutto vestito. bello, sei Oh, questa è bellissimo. la prima domanda. Mi piace perché mi piace l'intervista. Sono vestito di verde perché è una protesta. Questa notte mi è Ecco. venuto in sogno Babbo Natale. Babbo Natale, dico Babbo Natale, e il quale reclama, perché voi sapete che questo è un Natale in cui i presepi sono, come dire, sconvolti da nuovi personaggi. Mo ci mancava il cacatore spagnolo, insomma, e tutta sta roba qua. Ma Babbo Natale mi ha scritto e mi ha detto: io sono stufo di essere vestito di rosso. Perché voi dovete sapere, carissimi tutti, che Babbo Natale una volta era vestito di verde. Ecco perché mi sono vestita di verde Sì, oggi. Dai, lo scrittore deve fare una giusto. protesta. Era vestito di verde perché il Babbo Natale in qualche modo aveva il colore dell'albero, della E com'è che è diventato fertilità, rosso? del fermento, del nuovo. È diventato rosso perché nel 1910, 12, 13 una nota bibita americana doveva rifare il look e quindi decisero praticamente con questo grande super uomo della pubblicità americana che il modo migliore per veicolare, come dire, la novità di questa bibita americana, che non cito se no facciamo pubblicità e poi la regia Ma ci tanto già si è capito. cioè, tanto se è già capito. Allora decisero praticamente per fare questa campagna diciamo pubblicitaria che è diventata colossale perché è mondiale, addirittura di cambiare il colore dell'abito di Babbo Natale, che da verde, come della tradizione, come dire, del sempreverde, no? Dell'agrifoglio, del bene natalizio, del nuovo, perché il Natale rappresenta il nuovo che arriva, diventò bianco e rosso. Bianco e rosso perché la lattina della nota bibita Incredibile. era bianco e rosso. Pensate tu che gli americani con questa bibita con le bollicine hanno cambiato pure il vestito di Babbo Natale, E ci hanno anche sì. fregato pure il vestito di Babbo Natale che da verde diventò rosso e a tutt'oggi il rosso e quindi io mi vesto da sempre verde. Ok, di Esse cosa parliamo oggi? verde. Di cosa parliamo? Prima di tutto vorrei sapere cosa combini, cosa stai Allora, combinando. vabbè, tutti i premi mo li abbiamo archiviati, nel senso che oh, mi vedi, ma non mi vedi. Tutti i premi li abbiamo archiviati, siamo stati, è un anno fortunatissimo per me come scrittore, sono contentissimo di aver riportato a casa tutte queste belle, come dire, riconoscimenti, no? Importante, E sì. qui intanto stiamo scrivendo due libri nuovi, un romanzo, una raccolta di racconti nuovi che vedranno la luce, così si dice, non a Natale, ma nel 2024. Poi è partita la stagione delle arti visive contemporanee, perché tra le tante cose tu ti sei dimenticata di dire che sono anche un curatore di arte Lo stavo per contemporanea, dire è adesso. con una stagione, una vera e propria stagione, e questa è la terza stagione 2023-2024, partita con la mostra personale di Tiziano Calcare che terremo fino al 13 Ecco. gennaio, e poi ci saranno altre quattro artisti fino a maggio che comporranno, appunto, che compongono questa stagione di È tutto arte. l'autunno che vai nei caffè letterari più importanti, dove ti Vabbè, ma che ci posso ospitano? fare se mi invitano? In tutta Italia, In tutto, ovunque, all'estero pure. ovunque, ovunque. È bellissimo. Anzi, tu pensa che ero stato selezionato per Casa Sanremo Writers, quindi dovevo stare a Casa Sanremo Ma che Writers bello! durante il Festival di Sanremo. Però ho detto di no, ho detto Ma no, non ci dai! vengo. Qualcuno mi ha detto: ma sei un
deficiente, ma non tutti aspirano a... tutti vorrebbero andarci, sì, perché questo è un grande contenitore che pubblicizza gli scrittori, le interviste, eccetera, eccetera. Però ho fatto questa riflessione. Poi se c'è qualcuno, qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice che condivide con me questa riflessione, magari ci chiama. Dopo chiediamo a Giulio che ne pensa. Dimmi allora, la tua riflessione. Questo plot, questo contenitore va praticamente negli stessi giorni del Festival di Sanremo, quindi andrà praticamente, diciamo, dal 4 al 10 parallelo. Parallelo, come tante cose che accadono a Sanremo durante il festival. E cosa accade, no? Praticamente ci sono una serie di interviste, è tutto dedicato alla scrittura, e quindi gli scrittori selezionati vengono intervistati da tutte le radio presenti, da tutti i giornali, dalle TV, insomma, una bella pubblicità. E quindi mi hanno selezionato, volevano che portassi Le avventure di plastica 1, 2, 3, no? Pure Disco Bambina. Disco Bambina. Sirena Bambina. Disco Bambina. Io sono stato, come dire, anche in questo caso lusingato, perché è una bella cosa, questo è accaduto durante l'estate, poi però ho fatto una riflessione. Allora, quello è dal 4 al 6, dal 4 al 10 capita il 6. Il 6 febbraio è il mio compleanno. Il mio sessantesimo compleanno. E quindi questo ti ha bloccato. E quindi ho detto, ma che vado a fare lì a fare lo sfigato in una camera d'albergo a Sanremo? Cioè, voglio dire, per stare lì a fare le interviste, quando io qua c'ho tante persone che mi vogliono bene, tante persone che amo, e poi c'è il mio gruppo di ascolto di Sanremo che va avanti da 27 anni. Facciamo le serate stupende, e quest'anno manco a farlo apposta, il festival inizia il 6 febbraio, che è proprio il giorno del mio compleanno. Quindi ho detto, no grazie, se ci vediamo l'anno prossimo. Giulio, che ne pensi tu di questa riflessione de Beniamin? Beh, ha fatto una riflessione personale, è giusto accettarla, è il compleanno, e quindi è vero che poi Sanremo, oltre a essere il Festival della Canzone, io ci sono stato diverse volte, c'è una settimana in cui c'è di tutto, c'è di tutto, la canzone trascina poi anche su altre cose, soprattutto c'è tanta gente che va in giro, non tutta quella gente entra nel teatro Ariston, e quindi quella gente sta fuori a vedere una manifestazione, a vedere tantissime cose, quindi sicuramente è un'opportunità, e soprattutto ci sono tutti i media italiani, da quelli indipendenti a quelli più grandi, sono schierati lì. Poi ognuno fa la sua scelta personale. Lui dice il mio compleanno. L'anno scorso mi avevano invitato ad andare di nuovo lì per una questione lavorativa, ho detto no ragazzi, ho superato i 60, non ci vado più perché sono stanco. Capito? Nine, anche Lutero disse Nine, il Nine più famoso della storia occidentale. E insomma, vabbè, chiudiamo sta parentesi e andiamo avanti. E poi dopo, durante questi mesi, sei anche diventato, insomma, importante, entrato in un gruppo importantissimo e storico. Oddio, fammi capire. Con la mantella. I Cavalieri Templari, che cosa bella, saluto l'amico Marco Schiavone che mi ha coinvolto in questo progetto. Sì, sono entrato in ma poi quest'estate, che è passato l'estate al mare, Ma questo addirittura rimanghiamo. Questo è stato un anno bellissimo, rivoluzionario, bellissimo dal punto di vista professionale, dal punto di vista artistico, dal punto di vista umano, insomma è veramente il 2023 per me un anno da incoronare, veramente bello. Però adesso ti stai dedicando al villaggio, da quello che ho capito. Ora mi sto dedicando ovviamente alla stagione, a questa terza stagione di arte contemporanea, perché a Pescara abbiamo inventato appunto il villaggio, e con la parte prossima questo progetto che non esisteva prima e non era mai esistito prima, perché esisteva la stagione di teatro, la stagione di musica, no? Le stagioni di teatro, perché c'è quella del teatrone, c'è quella del teatro contemporaneo, ma una stagione, una vera e propria stagione di arti visive contemporanee non esisteva, e noi l'abbiamo creata, ed è al terzo anno. Quest'anno è entrato anche il comune, infatti abbiamo fatto la conferenza dove c'è veramente alta qualità artistica ineccepibile italiana. Abbiamo Tiziano Calcari ora, poi avremo Adriano Segarelli, che tra l'altro a febbraio ha appena vinto il premio pittura della Fondazione Modigliani 2023, quindi insomma pittori eccellenti.
pittori. Ma ci sono anche, c'è anche tutti italiani sono? Sono tutti italiani perché il progetto è Nuova Pittura Italiana Contemporanea. Ecco. Tu lo sai, io sono un nazionalista, un abruzzesista, c'è uno che ci tiene al territorio, quindi per me è importante. Avremo anche una giovane abruzzese, una giovane pittrice abruzzese in questa rosa di 5 personali, che gli altri artisti sono Roma, Roma, Milano, insomma vabbè, le Puglie, la Calabria, Bergamo, ovviamente, eccetera. E abbiamo questa giovane artista Vastese, poi avremo modo di parlarne, ed è una bellissima soddisfazione anche questa, perché è un progetto molto salutiamo le tre sorelle Marinelli, che sono salutiamo Giulia, Benedetta e Eleonora, e salutiamo anche Argemira, la grande madre, la grande che madre ci ha tanto aiutato e che voglio dire continua a essere mia, come dire, mia socia anche nel progetto di A Parte Prossima, questo progetto di collezione che conta già a questo punto 45 ma artisti. Cosa ti piacerebbe far diventare questo progetto, il tuo sogno massimo? Il progetto è quello di un giorno, da qui a qualche anno, il progetto, la prima, diciamo, la prima parte del progetto si sviluppa su 10 anni di scouting e di collezione. Sarebbe bello un giorno avere una sede, non so dove, se a Pescara, se a New York, se a Edimburgo, se a Dubai, non so dove. Un po' alla Moma Maniera stai facendo. Un progetto, una sede in cui tutti gli artisti che avremo collezionato nel frattempo saranno esposti, ma soprattutto un progetto di diffusione dell'arte contemporanea, perché questo progetto, lo sai che si chiama, si intitola App Arte Prossima, quindi è un progetto in cui l'arte fa un passo verso il pubblico, anziché chiedere sempre, capito, guardami e insomma con la puzzetta sotto il naso. Okay. Io sono sempre per una democraticità dell'arte, dei linguaggi espressivi, quindi e secondo te l'arte e anche i miei libri l'arte sono così, prossima dove come la vedi tu nel futuro, che cosa può accadere nell'arte come forme, come colore? Da quello che tu stai guardando adesso. L'arte oggi dice tutto e il contrario di tutto. Quindi, mentre una volta, per esempio, l'abbiamo già detto in altri contesti, mentre una volta esistevano le grandi correnti, no? L'impressionismo, l'espressionismo, insomma, le pitture, le grandi botteghe ancora prima dei movimenti. Oggi invece si può dire che ogni artista è isolato. Artista, sì, perché è a sé e quindi fa corrente a sé, che vuol dire però che c'è anche una grande libertà di sperimentare sia nelle forme che nei materiali. Che tu hai provato a raggruppare un po' all'interno. Ma guarda, di un... ne parlavo appunto con Argemira insomma qualche tempo fa, in effetti già nella collezione questi primi 45 artisti già potremmo definire delle correnti allargate come i neo-impressionisti, ma per tecnica, per colore, no, per tecnica soprattutto, per tecnica, argomenti, cioè, per tecnica di riferimento. Beh, la pittura contemporanea deve parlare della vita contemporanea, è qui che probabilmente può trovare la formula di un avvicinamento, cioè quanto più riesce ad intercettare le urgenze della vita di tutti i giorni e riesprimerle o rimetterle. Qual è l'urgenza che molto spesso ritrovi nei vari pittori? Ma io oggi sicuramente c'è una grande urgenza di socialità, di comunicazione, no? Sì, perché siamo diventati tutti molto più soli, no? E il comune di Londra ha fatto l'assessorato alla solitudine, per dire, insomma. E quindi questa è una grande urgenza. L'urgenza è quella di stare insieme. E tu che sei una persona molto, molto sola, social, ma nel senso concreto, cioè che incontri, hai degli amici, ecco, hai detto già sei pronto per la serata di Sanremo, tutto. Ecco, cosa consigli invece per le persone che ci ascoltano in questo momento e vedono che non hanno la tua stessa vita social, ma si sentono un po' sole? Beh, allora, sai, cosa è difficile, perché la solitudine, tra l'altro ti ho portato una cosa molto bella di Swami Krishnananda e te la voglio leggere, certo, che riguarda proprio le paure, no? Certo. Le paure in cui c'è anche la solitudine. Allora, non si può dare un consiglio, perché daremo un consiglio generalista, no? Perché ogni solitudine ha una storia dietro, o addirittura una non storia, però
Io dico sempre, provo a dire una cosa, potrebbe essere anche un balbettare, una sciocchezza. Cioè, intanto spegnete la televisione e uscite. È uscite Ecco, perché questo potrebbe magari essere vi un fate una preconsiglio. passeggiata nel centro commerciale, vedete che c'è un vecchietto sopra la panchina che sta lì al caldo, hai capito, invece di stare a casa sua, insieme ad altri, e lì vi potete dire buongiorno, buonasera, raccontare la vostra storia, se siete di una certa età. Se siete middle età, oppure se siete, ci sono tanti strumenti di aggregazione. Potete partire da una semplice chat, iniziare a conoscere delle persone con cui poi magari andate a mangiare una pizza, andate a fare una passeggiata, Ma anche gli eventi culturali come quelli oppure che tanti, fai tu spesso. esatto, oppure siate curiosi, perché essere curiosi vuol dire anche già sconfiggere la solitudine, perché la solitudine, uno dei mali della solitudine è che uno smette di voler anche stare insieme agli altri, di voler incontrare, di voler Diventa conoscere, passivo. diventa in qualche modo, esatto, passivo. E quindi il ciclo verghiano dei malavoglia, no? La maledizione di vivere anche, anziché la benedizione di dire buongiorno, mi sono svegliato. Quindi cercate, perché la città, questa è una grande città ormai, anche perché è un'area metropolitana, offre tante cose, le offre per i giovani, per i giovanissimi, per E gli per i giovani anziani, che si sentono tante soli, cose, tante per cose. la solitudine dei giovani, tu Siate che scrivi curiosi. per i più Beh, giovani, certo. cosa un consiglio a un ragazzino Ragazzi, di siate 15 curiosi, anni? ci sono tante cose belle, c'è anche il Museo del Fumetto, cioè ci sono tante cose interessanti Quindi un che po' andate a d'arte, un po' pescare. Ma di... sì, siate curiosi, cercate, perché se le cercate, le cose nella città accadono. Certo, pescare non è come New York. Certo, New York è una capitale del mondo, pescare invece è una semplice cittadina di provincia alla fine. Però credetemi, le cose accadono, cercate, le siete curiosi, proponetevi. Cioè, non è che proponetevi nel senso proponetevi a fare il provino del Grande Fratello oppure della nota trasmissione di Canterini e Ballerini. Proponetevi alla vita, perché la vostra vita, le giornate morte, le giornate finite, sono giornate Tu dici sprecate. imparare a suonare uno Ma qualsiasi strumento, cosa, magari dipingere. appunto ti segna un corso di pittura, non so, di strumenti, di ballo o di passeggiare insieme, e lì scopri la tua anima gemella, lì scopri un amico che non avresti mai conosciuto, con cui inizi a condividere le cose belle della vita. Cioè, se non siamo curiosi, se non usciamo dal nostro guscio, che è un guscio, è la famosa zona di comfort, è finta quella zona di comfort, in realtà non è una zona mortale, non è una zona di slancio. Bisogna ritrovare curiosità e slancio nei confronti della vita di tutti i giorni. Allora, È Giulio, fondamentale. vogliamo andare in musica, poi torniamo e E già, leggiamo quella lettura. Leggici, Beniamino, la lettura sulle paure che ci hai portato. Il nome è un po' Allora, complicato. Krishnananda è un Ecco, allievo di Krishnananda. Osho, no? Il noto Sì, maestro è Osho. Osho. In realtà si chiama Thomas Strobe ed è uno psichiatra, psicologo, insomma, di Harvard. E lui ha scritto, dopo essere diventato Krishnananda, ha scritto questo libro, due libri molto belli, A tu per tu con la paura. E vi leggo due cose che lui cita di Osho, e poi una piccola frase che si ricollega con quello che abbiamo detto a proposito della solitudine, no? Che poi ne parliamo oggi, stranamente, che è il Natale. Natale è per antonomasia come dire, la festa in cui le persone si ritrovano, no? E là la gioia. È là la gioia, no? Si ritrovano attorno a Gesù bambino, attorno a una mangiatoia, attorno alla nascita della nuova vita, che poi, voglio dire, è la nascita, insomma, eccetera, 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 di una storia, la più grande storia raccontata mai La dall'umanità, natività. della natività appunto di Gesù, del figlio di Dio, però si ritrovano attorno alla nuova vita. La ricerca del paradiso è la ricerca del ritorno alla tua infanzia. Naturalmente il tuo corpo non sarà quello di un bambino, ma la tua coscienza può essere pura, come la coscienza di quel bambino. Il segreto del percorso mistico è tutto qui: renderti di nuovo un bambino, innocente, non inquinato da alcuna conoscenza, privo di qualsiasi sapere, eppure consapevole di tutto ciò che ti circonda, con una profonda meraviglia e un senso di mistero che non può essere demistificato. E poi ancora.
Paura? Paura significa una cosa soltanto, abbandonare il conosciuto ed entrare nello sconosciuto. Il coraggio è l'esatto opposto della paura. Sii sempre pronto ad abbandonare il conosciuto, desideroso di abbandonarlo, senza neppure aspettare che sia giunto a maturazione. Salta semplicemente in qualcosa di nuovo. La sua stessa novità, la sua stessa freschezza è così attraente. Allora c'è coraggio. Quello che conta è la tua scelta di imparare, la tua scelta di provare un'esperienza, la tua scelta di entrare nell'oscurità. Il coraggio ti verrà, basta cominciare con una formula semplice, non lasciarti mai sfuggire l'ignoto, sceglilo sempre e tuffatici a capofitto, anche se soffri, ne vale la pena, ripaga sempre, ne esci sempre più adulto, più maturo, più intelligente. E poi dice le paure, no? E dice, quando prendo in considerazione i principali eventi della mia vita, mi sembra che spesso abbiamo avuto a che fare con la paura, in un modo o nell'altro. La paura di affermare la mia creatività, la paura delle perdite, la paura del castigo, delle critiche, dei giudizi, la paura del rifiuto e della solitudine, la paura della sopravvivenza, la paura di espormi, la paura del fallimento, del successo, dell'intimità. Del confronto, della rabbia, la paura di perdere il controllo. Ogni volta che sono riuscito a muovermi attraverso una paura importante, a rilassarmi, ho raggiunto un nuovo stadio nella scoperta di me stesso. Ecco, provateci, provateci, iniziate Eccoci. l'anno nuovo con una promessa a voi stessi. Cercate di vincere le vostre paure, scrivetele. Ecco che è il consiglio dello scrittore. Io vi dico, le cose che non vanno nella vostra vita, scrivetele. Non è il libro nero, no, scrivetelo, perché nel momento in cui le scrivete state facendo un esperimento di story living, non storytelling, ma story living, che vuol dire scrivere in tempo reale la vostra vita, le cose, è una specie di autoanalisi. Nel momento in cui le avete scritte là e le guardate in faccia, state già in qualche modo vincendo le vostre paure. E tra le vostre paure, tra le nostre paure, perché anch'io spesso, come dire, vengo assalito da paure, c'è sicuramente quella della solitudine, quella del restare soli, quella del non avere la persona giusta a fianco, del non poter dire una cosa che ci preme a qualcuno di fidato. Insomma, Ecco, questa è una cosa che è vera. Quest'ultima è forse una cosa molto diffusa, questa cosa qui. Cioè, prima si era più spontanei nel raccontare, no, mi è successo questo, mi dite che mi è successo, no, oppure ho questo problema, oppure mi sa. Oggi le persone tacciono, le persone preferiscono tenere dentro, non tutte, la maggior parte delle persone non si fidano più dell'altro, perché per raccontare cose personali bisogna, Certo. no, fidarsi di chi. Anche qui recuperiamo l'etica dei rapporti, no? Non diciamo questo e gli altri, come quelli che dicono la società e poi non si ricordano che Ecco, loro sono la sono la società. società. Allora, anche noi, cioè, io sono conosciuto per uno che non si ricorda manco i fatti suoi, nel senso che se Angela mi racconta, se Zababù mi racconta un fatto suo, anche se io e Zababù dopo non ci vediamo più per il resto della vita, quella cosa rimane lì. Recuperate voi anche l'eticità dei rapporti, Cioè, se perché qualcuno viene a raccontare una cosa, non se andate a qualcuno vi raccontare a racconta una tutti. cosa, non fate subito il post, hai capito, per l'interposta persona, capito? Oppure lo strapost, capito? Cioè fatevi gli azzi vostri, nel senso che cioè, se volete avere degli amici, se volete essere una persona fidabile, Bisogna una persona rispettare anche riconoscibile, siatelo questo. anche voi. Iniziate sempre da voi, come direbbe Madre Teresa e come diceva Gian Mahatma Essere un po' Gandhi. degni Ma vuoi di cambiare il mondo, essere cambia te stesso, no? amici. Cioè, se non sei tu innanzitutto amico di te stesso o amica di te stessa, cioè, dove lo trovi un amico? Cioè, inizia da te, inizia a volerti bene, inizia a Forse non è neanche questa cambiare. paura che qualcuno lo vada a dire in giro, forse più che altro la paura che le persone non sono proprio interessate a quello che uno Questo racconta. è quello che ti dicevo, no? Rispetto alla domanda degli artisti, questo grande bisogno dell'ascolto, della solitudine, no? Siamo partiti da lì. C'è questo, cioè che in quest'epoca così gasosa, no? Diceva
diceva Bauman negli ultimi giorni della sua vita, no? Il padre della società liquida, no? E lui diceva ormai è tutto gasoso, quindi questa, siamo entrati nella fase delle bollicine, quindi non è più niente afferrabile. Allora, in questa società così gasosa, quindi veloce, quindi imprendibile, siete voi quelli che si fanno acchiappare, cioè siete voi quelli che per primo siete capaci di ascoltare e quindi poi, voglio Essere una dire, certezza essere di una per certezza gli e poi a altri. sua volta di trovare e a mettere insieme delle persone che sappiano anche loro ascoltare, Certo, insomma. questa è una bellissima cosa Questo è che un tu hai progetto detto. bellissimo che porto avanti da 8 anni con Bibliodrammatica, che è il Corpo Sacro, no? Questo laboratorio è nato già 8 anni fa, insomma, che si è concluso lunedì scorso, il primo modulo con la Natività. Noi facciamo un presepe vivente bellissimo, che è unico al mondo, perché è una rinatività, diciamo, un progetto creativo su cui ho lavorato teologicamente, sull'idea di un presepe democratico e partecipato. E quindi è dentro questo laboratorio risperimento le formule della comunicazione. Cioè, io e te, per iniziare a parlare, abbiamo bisogno di ritrovare un'intimità. Cioè, un'intimità, come dire, dell'affidarsi, Ah, della nella fiducia. fiducia. E questo come sì? Una volta la gente passeggiava insieme e camminando fianco a fianco come i due di Emmaus, incontrano la Parlano, sì. presenza, no? La presenza del divino, il grande amico di tutti. Allora, se ritroviamo, come dire, il tempo per camminare con l'altro, per stare con l'altro, ritroviamo anche il tempo per ascoltare l'altro, per affidarci all'altro, no? Se invece l'altro è ciao, ciao, come stai, come stai? Andiamo a mangiare la pizza, andiamo a cena, andiamo a cena, cioè tutto consumato, tutto consumistico, è chiaro che quel tempo E sarà un quella tempo. frase, no, che non Dio, devo scappare, scusa, non Hai capito? Oppure come stai? Ah, vabbè, che me l'hai chiesto a fare? Come stai? Se non mi dai manco tempo di dire sto bene o sto malissimo, no? E se poi ti do una risposta tipo sto malissimo, non hai il tempo di ascoltare perché sto Ma perché non male. gliene importa a molte persone, forse A me anche. importa, quindi a Sì, me lo mi so, potete te è vero, è chiamare, vero. mi Tu potete sei una contattare sui persona social, di. su Twitter, su Instagram, su Facebook, il mio numero di telefono è E vi fate una pubblico, bella chiacchierata con mi potete Beniamino. fare una bella chiacchierata con Beniamino, con lo scrittore, e poi magari dal vostro racconto c'è pure un capitolo di un libro nuovo, insomma, se mi Ecco, vogliamo autorizzate. concludere con Allora, uno. la teologia di oggi. Allora, intanto quest'anno si chiude con 3 libri nuovi, di cui Le avventure di Plastica 3, che chiudono la trilogia di Plastica, Cose dell'amore, appunto. Poi c'è Sirena Bambina, Tirena bambina? Sirena Ah, ah. Bambina, quindi Le avventure di Plastica 3 per la LFA Publisher, per cui ho vinto appunto il premio autore Sì. dell'anno. Sirena Bambina con le edizioni Sampino, e poi c'è questo Sampino libro che fa parte della casa del editrice. circuito Paolini. della San Paolo Edizioni, è entrato nel catalogo prestigioso della San Paolo Edizioni. Me l'ero dimenticato questa cosa. Un'altra cosa bellissima che è accaduta quest'anno. E poi è uscito anche questo libro, Altre scritture, sempre per la LFA, un progetto con il comune di Pescara, ma soprattutto con la casa di Cristina Olus di Ah. Montesilvano, centro diurno per la disabilità di Montesilvano, un progetto bellissimo che fa capo a un laboratorio di scrittura creativa per la disabilità che tengo già con loro da 4 anni, nato tra l'altro a Montesilvano, e questo libro che testimonia questa esperienza insieme ad altri 25 relatori, tra cui anche Zababù, Angela Anche Muratolo, Zababù, sì, è vero. e magari la prossima volta che vengo te lo porto Che e bello, ne parliamo di sì. questo progetto, che tra l'altro è in atto. Ieri ho fatto l'ultima lezione prima delle festività di Natale con i ragazzi. Quindi chiudo con questi 3 libri usciti, molto, molto,
in modo molto proficuo. E che altro dire? Qual era la domanda? La mia domanda era, ci leggi un Una estratto? casalinga, però ci sono sempre le casalinghe che sono diventate un tormentone. Anzi, c'è gente che mi scrive e dice: ma perché non scrivi le altre 70 È casalinghe? piaciuto, è Eccetera, eccetera. È piaciuto. piaciuto moltissimo questo Tantissimo, è libro. Oggi vero. abbiamo Manuela, la numero 54, ne abbiamo ancora 16, poi sono finite le 70, poi ci dovremo inventare altro. Ricominciamo da capo. E Manuela, manco a farla apposta, tra le tante, lei è una modella di moda che poi passa a diventare una modella per i pittori. E gli accade una cosa strana, che ora non vi so a dire, fatto sta che praticamente l'ultimo pittore con cui ha contatto gli fa questo assegno in bianco e poi muore. Muore di orgasmo. Ok, si poteva dire, si è detto. Oggi è la giornata Ok. dell'orgasmo, lo Ah, sapevi? vabbè, vedi, allora ci siamo, manca a Giornata fare. mondiale E ci dell'orgasmo. siamo, vedi, noi come a caso nella non casualità degli eventi. Però Manuela ad un certo punto dice: con questo assegno lei si compra una casa. Allora, siamo a Natale e Natale è il periodo della casa, no? In cui le case diventano il luogo in cui si incontrano, si invitano, ci si ritrova, si fa l'albero di Natale, si fa il presepe, chi ci crede, insomma, quindi la casa. E lei descrive questa casa. Allora io invito tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori a fare anche qui uno story living. Provate a descrivere la vostra casa, provate a descrivere la vostra casa con gli occhi, come dire, dell'innamorato, perché la vostra casa è parte di voi, come la celletta è il cuore del frate, del monaco, no? E la vostra casa è parte di voi. Provate a descriverla, provate a mostrare simpatia per la vostra casa. E lei la descrive e la chiama la casa degli angeli. Quinto piano. Sotto tre viali alberati si incrociano per formare quella che sembra una stella, spaziosa, con un balcone che la circonda quasi per intero. Con lo sguardo domino i tetti antichi della città, alba e tramonto passano sopra la mia testa. La cucina e la camera da letto, le più lontane tra loro, sono collegate da una parte di balcone più ampia che diventa quasi veranda, dove ho creato una specie di giardino con piante aromatiche, gerani e altri fiori. Antima, la vivaista, viene a prendersene cura. All'interno un corridoio a L definisce il percorso dell'appartamento. La prima porta dà sul bagno in marmo bianco con vasca idro e doccia, tutto in design contemporaneo, parquet riscaldato nel resto della casa. Subito dopo il bagno, una stanza che uso come dressing room, vestiti, scarpe, biancheria e tutto il resto. In fondo, la camera da letto, che è la stanza più ampia, con un'enorme finestra scorrevole che dà sul verde della veranda, in parte coperta da un glicine. Chiude il corridoio, una stanza con un po' più piccola, ma comunque adatta a essere usata come studio, libreria, oggi il mio ufficio. L'ingresso e la cucina formano un unico ambiente abbastanza grande, diviso in tre parti: l'angolo cucina con uscita sulla veranda, l'angolo salotto con TV appesa alla parete più bassa del sottotetto, un tavolino, scultura al centro e due poltrone che all'occorrenza diventano letti per gli ospiti. L'ingresso vero e proprio è delimitato da un lato da una grande struttura in legno e pietra recuperata da una delle prime mostre organizzata da Carola. Dall'altro lato, da una lunga cassapanca e due giganteschi ficus Benjamin che accolgono all'ingresso e agli ospiti sembra di entrare in una foresta. A quei tempi l'avevo arredato con roba riciclata, trovata in giro, le pareti dipinte con colori pastello erano tappezzate di arazzi etnici, oggi sono tutte bianche. Me l'ha consigliato Antima e l'arredamento è tutto in legno chiaro, dalle linee essenziali. Questo è il posto dove vivo. E con questo racconto tratto dalle Teologie delle Casalinghe, edito da Le Mezzelane Casa Editrice, vi auguro buon Natale, ma un buon Natale di cuore, indipendentemente che ci crediate o no, che il 25 è festa del Sole Invictus per i romani e oggi festa della Natività di Gesù Bambino, è per noi, come dire, una festa gigantesca, no? Come dicevo prima, l'umanità. Tutti i popoli hanno un grande punto in comune dal punto di vista antropologico e culturale, la narrazione. Non c'è un popolo apparso sulla terra che non ha avuto bisogno di raccontare storie. E queste storie sono diventate più o meno grandi, come
che ne so, i poemi medici oppure la Bibbia, e in questo caso la Natività è diventato sicuramente il più grande poema, il più grande racconto dell'Occidente. Con questo grande racconto che vi invito anche a ritrovare, a osservare, a meditare, a contemplare, lo scrittore vi dà il buon No, grazie Beniamino, grazie. Natale. Io ti ringrazio di essere venuto a trovarci A e a te. gennaio torni così, Come no? così ci Come parli no? appunto di nuovo degli appuntamenti, ma anche Come no? dei libri. A A bientôt in bientôt. francese, in francese. Joyeux Noël. E Feliz Navidad. Cioè, I miei poliglotta. ami spagnoli. Vabbè, ciao Beniamino Zambambu, Cardines, un grazie. bacioni e Ciao alla Giulio, prossima. ciao Ciao. ciao.